Carissimi, salve a tutti. Siamo giunti alla quarta ed ultima domenica di Avvento. E il Vangelo di oggi pone alla nostra attenzione la figura di un grande santo a noi molto caro, San Giuseppe, nostro patrono e soprattutto modello di educatore. Infatti, il nostro amato padre Luigi, quando ha creato la nostra famiglia religiosa, ha fondato la nostra famiglia religiosa, ha lasciato come consegna a noi figli di San Giuseppe di prendere lui come modello. Come Giuseppe è stato grande dinanzi a Dio per le cure che instancabile donò all'umanità di Gesù Cristo, così anche noi, suore figlie di San Giuseppe, siamo chiamate a custodire e a educare con dolce fermezza tutti i bambini, i ragazzi e i giovani che ci sono affidati. Nel Vangelo di oggi emergono chiaramente alcuni tratti virtuosi di San Giuseppe su cui vogliamo soffermarci. San Giuseppe è un uomo giusto e fedele alla legge di Dio, ma anche fedele alla voce di Dio che parla nel suo cuore e parla nel silenzio. E nel silenzio Giuseppe ascolta anche se stesso ed è certo dell'amore che prova per Maria e non vuole esporla alla durezza del giudizio dei suoi compaesani, ma soprattutto alle conseguenze di quella che poteva essere considerata agli occhi di un esterno come un adulterio. Com'è attuale, San Giuseppe, il tuo esempio? Ti sei posto in silenzio? Sei stato rispettoso, delicato e hai deciso di salvare la reputazione, la dignità e la vita di Maria. Riecheggiano le parole di San Paolo che dice: l'amore è paziente, non manca di rispetto, non si adira, non gode dell'ingiustizia, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. E San Giuseppe, uomo giusto e totalmente abbandonato alla volontà di Dio, mentre sta considerando queste cose, riceve in sogno una rivelazione dall'angelo del Signore. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. San Giuseppe, ti contempliamo in questo momento di prova. Chissà cosa avrai provato: sgomento, delusione, rabbia. Eppure hai saputo fermarti e sei andato oltre il tuo sentire. Non hai reagito d'istinto, ma ti sei messo in silenzio, in ascolto di Dio e di te stesso. Com'è attuale, San Giuseppe, il tuo esempio? Ti sei posto in silenzio, sei stato rispettoso, delicato e hai deciso di salvare la reputazione, la dignità e la vita di Maria. Riecheggiano le parole di San Paolo che dice: l'amore è paziente, non manca di rispetto, non si adira, non gode dell'ingiustizia, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. E San Giuseppe, uomo giusto e totalmente abbandonato alla volontà di Dio, mentre sta considerando queste cose, riceve in sogno una rivelazione dall'angelo del Signore. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che ha generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo e prese con sé Maria. Contempliamo, San Giuseppe, la tua bontà e la tua tenerezza che sanno amare al di là delle apparenze, custodendo ciò che si intuisce con il cuore, in totale abbandono fiducioso nelle mani di Dio.
ultimo breve pensiero vorrei dedicarlo ai ragazzi e alle ragazze che stanno guardando e indicarvi veramente San Giuseppe come modello di vita. Probabilmente Giuseppe era più giovane di come di solito viene rappresentato nell'iconografia. Era un ragazzo come voi, aveva dei sogni, dei desideri, dei progetti e a un certo punto della sua vita Dio irrompe con il suo progetto, con il suo disegno. Guardate che Dio, quando ci fa percepire, quando ci fa sentire la sua voce e i suoi desideri, non lo fa mai per toglierci qualcosa, ma lo fa anzi per aggiungere qualità, felicità, gusto alla nostra vita. Allora ecco, il nostro desiderio sarebbe proprio quello di invitarvi a mettervi in ascolto della voce di Dio che vi parla, sì, attraverso la legge, attraverso le scritture, come San Giuseppe appunto osservava la legge, ma che parla nel vostro cuore. In quest'ultima settimana d'Avvento, se potete, dedicate tempo al silenzio per mettervi in ascolto di voi stessi, dei vostri sentimenti, dei vostri desideri più profondi e chiedete al Signore: Signore, ma tu che disegno d'amore, che progetto d'amore hai su di me? Cosa vuoi realizzare con me? E soprattutto, Signore, donami la forza e il coraggio creativo di San Giuseppe, perché possa dirti sì con tutta la mia vita senza temere, perché so che sono nelle tue mani. Sei benedetto fra gli uomini.